Oggi sono 5 anni dall'elezione a pontefice di Papa Francesco. Secondo lei, quel pontificato di Papa Francesco, per che cosa si sta caratterizzando? Beh, sono passati 5 anni. A pensarci sono pochi e sono tanti. Sono passati velocemente, probabilmente perché ogni giorno è una sorpresa, ogni giorno è una proposta. Sembra che sia passati più di 5 anni perché ciò che lui ci sta chiedendo, il lavoro che sta proponendo, è un lavoro che ci sta impegnando dove anche faticosamente sentiamo che il nostro andare avanti procede. Faticosamente perché ci sta chiedendo di rivedere certi modi di essere di Chiesa, ci propone modi nuovi, modi diversi, forse ai quali non avevamo pensato. Lui non è preoccupato di una Chiesa ospedale da campo, di una Chiesa con la gente col naso all'insù, è una Chiesa alla sua, una Chiesa vera, una Chiesa a misura d'uomo, una Chiesa dove si può dialogare, dove non si giudica, dove l'altro è sempre un dono e una scoperta. Ecco, è un Papa che ci sta aiutando a rileggere il Vangelo e a rileggerlo con verità, mettendo al centro Dio e mettendo al centro l'uomo. Il presidente cardinale della CEI è quello che definisce un Papa col Vangelo in mano. Ma sì, col Vangelo, perché lui parla sempre di ciò che il Vangelo dice. Forse noi avevamo perso l'abitudine, ci ricordavamo soltanto alcuni episodi, ma non una proposta di vita continua. E questo è il bello, il Vangelo ce lo sta facendo scoprire attuale, dove noi non siamo soltanto i lettori o gli spettatori di una storia, ma ci stiamo sentendo protagonisti, perché il ruolo continuamente ci cambia. Mentre ci troviamo dalla parte del povero, ci ritroviamo dalla parte di Cristo. Mentre siamo noi a tendere la mano, ci ritroviamo che c'è Cristo che tende la mano. Noi abbiamo paura di allungare la mano e Cristo ci abbraccia. Questa è la meraviglia, secondo me, del pontificato di Papa Francesco. Un pontificato che si è caratterizzato anche per l'attenzione alle periferie, quelle geografiche ma anche quelle esistenziali, e noi come Chiesa Agrigentina abbiamo avuto la gioia e il privilegio di accoglierlo per il primo viaggio del pontificato a Lampedusa. Sì, ma attenti che il problema delle periferie non è una scelta, è una conseguenza, secondo me, del modo di pensare di Papa Francesco. Perché noi abbiamo parlato di periferie esistenziali, di luoghi particolari, vicini o lontani, ma lui ci sta proponendo la periferia esistenziale più importante, che l'uomo. Dato che Gesù è il vero uomo, ecco che ogni volta che leggo Gesù, leggo uomo. E ogni volta che leggo Gesù e leggo Gesù uomo nuovo, sento che il mio impegno è aiutare l'uomo a riscoprirsi nuovo, a sentirsi nuovo. Allora è il Vangelo che mi fa trovare in mezzo all'uomo, non che mi fa scegliere di andare dall'uomo. E questo è bello, perché poi uomo Gesù l'identifico senza far fatica, ma il Vangelo l'ha sempre fatto. Proviamo un attimo a immaginare che Papa Francesco ci stia seguendo attraverso questo strumento. Qual è il suo augurio? No, ma più che augurio gli direi grazie. Grazie per quello che sta facendo, grazie per quello che ha fatto, grazie per il bene che vuole a questa terra, grazie per il bene che vuole ai poveri, grazie per la speranza che ci dona. L'augurio è che davvero questa sua voce risuoni sempre forte nei nostri cuori.
più che un augurio a lui, perché ormai il suo stile di vita lo conosciamo, è un augurio che dobbiamo scambiarci noi, aprire sempre di più i cuori, perché la sua testimonianza, la sua voce e le sue parole possono scorticare un po' di durezza e possono farci scoprire la bellezza del Vangelo.